Sabato dopo magari. Ma una lizza non è una lizza senza la sigla, la storia di Paquito Lindo, il gran raccontatore Andrea Gattico. Applauso di simpatia. Falsa partenza, falsa partenza. Non ci ho sbagliato. L'abbiamo provata 70 volte. So, so, so. Prova sì, prova no, prova sa. Il microfono molto, molto secco, molto sensibile. C'erano 7 uomini, siamo rimasti male, ci siamo rimasti male. La fotografia del paese, invece, grazie a Dio, anche in questa serata invece c'è quantomeno un equilibrio, anzi forse addirittura abbiamo un più donne che uomini. Più donne che uomini, quantomeno. Va bene, allora noi iniziamo, qualcuno di voi sa già cos'è Storillizza, qualcuno no, ve lo spieghiamo brevemente. Cambiare 5 minuti. Scaduti i 5 minuti, il maestro Gattico, su mio segnale, farà un simpatico... E poi se loro insisteranno, il maestro Gattico dopodiché, farà... Dopodiché, insomma, il raccontatore dovrebbe chiudere. C'è anche il gong, esatto. E la giuria dovrebbe giudicare su questi criteri che adesso vado a dirvi. Uno, beh, se la storia è bella o brutta, ok. Due, se il raccontatore sta nel tempo, quindi dopo il suono di Gattico uno dovrebbe chiudere, se avanti 7, 8, 9 minuti la giuria dovrebbe abbassare il voto anche se la storia è molto bella. Esatto. E quindi, poi la storia deve essere in tema, questa sera il tema è
storie di fatica, quindi cercate anche di capire se i raccontatori hanno centrato il tema. 4. 1. 2. 3. 4. Alfonso Maria Petrosino, da Torino. No, non è vero, non vivi da Torino, da Salerno. Da Salerno, da Torino. Da Lima. Viene un sacco di posti. Vieni Alfonso, vieni. Vieni pure, in simpatia. Il libro o niente? Ecco. Sì. Ecco, il libro sta arrivando perché me l'ero dimenticato. Ma diciamolo però, perché loro non lo sanno. Allora, i raccontatori non pagano una tassa di scrittura, però siccome nella tradizione della Lizza, voi conoscete le Lizze medievali? Chi di voi ha fatto le medie? Ok, da risata a tutti, ok, va bene. Nel Medioevo era uso che nei tornei medievali il cavaliere che vinceva, a parte la gloria e l'imperituro ricordo, si portava a casa anche la cavalcatura e le armi del cavaliere sconfitto. Quindi noi abbiamo, siccome ci chiamiamo Storie in Lizza, abbiamo cercato di mantenere questa tradizione e abbiamo obbligato i nostri raccontatori a portare un libro a loro caro che viene messo in Lizza, e quindi questa sera il vincitore della serata, quindi quello che vincerà la serata, si porterà a casa tutti i libri portati dagli altri raccontatori. Ma lui se l'è dimenticato. Però sta arrivando. L'ho dimenticato perché sono andato al dentista oggi e non avevo riletto il era il dentista, no, non è il tuo. E quindi ho chiamato e prima che la serata finisca arriverà il libro che avevo cercato appositamente, l'ho riletto e l'avevo già letto, quindi mi spiace perché ti avevo dedicato. Vabbè, dici almeno che cos'è, dai. Era la leggenda del santo bevitore di Roth. Ci è piaciuto. Era talmente pensata quanto poi, ecco, l'ho dimenticato, ora mi vergogno, però prima che finisca la lezza arriverà. Ok, è stato, poi ci fidiamo. Ecco, se non arriva magari mi menate. No, ci spacchiamo le gambe. Scappellotti. Allora, signore e signori, la prima storia di questa terza puntata di Poeti, sì, di Storie in Lizza, scusate, Storie di Fatica, Alfonso Maria Petrosino. Allora, qualche anno fa ho fatto la vendemmia in Oltrepò. A sud di Pavia ci sono tutte queste colline con i vigneti e i contadini a settembre e agosto chiamano dei lavoranti e altre persone per aiutarli a tagliare i grappoli e a raccogliere l'uva. C'è chi fa venire gruppi di polacchi e li mette in una cascina tutti assieme, uomini e donne. Detto così suona bene, però non è come andare in agriturismo. Li avevo incrociati sulla strada e non avevano la faccia allegra. Ecco, io invece lavoravo per il signor Maggi, che invece era autarchico, voleva solo gli italiani a lavorare da lui, e da lui lavoravano vecchi pensionati e giovani studenti. E la cosa inquietante era che i migliori, quelli che lavoravano meglio, che tagliavano più grappoli, andavano più veloci, non erano i giovani studenti, ma erano i vecchi pensionati. Io e Simone, per esempio, andavamo molto più lenti di Umberto Saturno, che era un vecchio finanziere ottantenne in pensione, che in gioventù era stato ferito in Somalia, aveva lanciato granate contro dei contrabbandieri, non so bene dove, e mentre tagliava fumava, continuava a fumare, teneva la sigaretta tra le labbra. O della signora Lina, che era antipaticissima, burbera, era una palla malefica, e ci raccontavano che il giorno prima di partorire stesse nelle vigne a lavorare, anche il giorno in cui partorì la sera e anche il giorno dopo. E c'erano anche altri vecchi che lavoravano con alacrità e buon umore. C'era il signor Luigi che faceva battute sessuali tutto il tempo, o Renzo, il cugino del Maggi, che all'improvviso emanava un rutto e poi lo commentava ogni volta con la stessa battuta. Diceva che il rutto era una scorreggia che aveva preso l'ascensore. Ecco, tutti questi erano di un'altra generazione, mentre io e Simone eravamo prodotti degli anni Ottanta, che ormai è assodato, sono stati il decennio più decadente del XX secolo. Ecco, io e Simone arrancavamo sul fianco della collina. Simone era un vecchio fumatore che aveva appena smesso di fumare perché la sua ragazza non fumava, e a casa della sua ragazza era proibito fumare, quindi lui le prime volte andava a fumare sul balcone, la cosa lo imbarazzava un po', per cui
per cui stava cercando di smettere di fumare. Io invece arrancavo perché ero fuori esercizio, ma anche perché sono allergico alle graminacee, e lì era pieno di graminacee, quindi tagliavo con questa mascherina sulla bocca e tagliavo, e alla fine della giornata avevo un asma che mi faceva sembrare un erotomane al telefono, o Darth Vader, diciamo, nelle migliori delle interpretazioni. Io e Simone, quando eravamo assieme per ammazzare il tempo, avevamo inventato un gioco. Dovevamo trovare dei personaggi famosi da mandare nella vigna del Maggi insieme a noi a tagliare i grappoli, e non so, lui proponeva Mastella, io non so, proponevo Schumacher, che guadagnava tantissimo, e lui proponeva Enrico Papi, io la Gregoraci, e poi il migliore lo trovo lui, era Ratzinger, ma non perché lui fosse anticlericale, no, ma per un fatto di coerenza, perché quando, non so se vi ricordate, quando fu eletto Ratzinger, lui disse, cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore della vigna del Signore. Ecco, prima della vigna del Signore, vieni nella vigna del Maggi, è nella vigna del Maggi che ti vogliamo vedere. Ecco, un giorno Simone portò la sua ragazza, quella che non fumava, a tagliare i grappoli con noi, e lei era molto carina, piccolina, biondina, con la pelle chiara, e allora Renzo, senza ruttare, venne vicino a loro e disse con un grappolo in mano: signorina, faccia attenzione, qui lei rischia di prendere i raggi uva. Ecco, poi venne soltanto un giorno, quindi aveva solo il sabato libero. Il giorno dopo, mi ricordo, fu ancora più pesante del solito, anche perché la ragazza di Simone non c'era più, e non solo raccogliemmo i grappoli, ma li dovemmo anche caricare sul camion che li portava via, ed erano pesantissimi. Cioè, magari non erano particolarmente pesanti, ma per me erano pesantissimi. Quindi tornai a casa non solo con l'asma d'abitudine, ma anche con un mal di schiena, ero tutto spezzato, e un paio di bottiglie di Riesling che il Maggi ci aveva dato così di più per consolarci. E da allora il vino, in effetti, ha tutto un altro sapore. Sì. È molto tardi. La vendemmia io avrei sempre voluto farla. Io non l'ho mai fatta, però ho scoperto che si può pagare per fare la vendemmia adesso. Sì, cioè, c'è la gente che paga per andare a vendemmiare, che è abbastanza incredibile. Se uno ci pensa, mio nonno si sta rivoltando nella tomba. Di Vaslala di Gioconda Belli, che è una scrittrice nicaraguense che amo moltissimo. Va bene, vado con la storia. Stefania Rosso. Allora, buonasera. Allora, vi racconterò questa storia di fatica, avvenuta nell'estate del 2005. Io e un gruppo di amici, tra cui il mio fidanzato di allora e la mia migliore amica e un'altra amica, dovevamo decidere dove andare in vacanza. E ovviamente la scelta è caduta su un volo più economico, che era per Dakar. Qui abbiamo deciso di andare in Senegal, zaino in spalla, siamo partiti e siamo arrivati a Dakar. Da lì è iniziata l'avventura. Diciamo che nella città siamo rimasti poco, perché come tutte le città, soprattutto grandi africane, sono una cozzaglia di grattacieli, monumenti non molto interessanti. E l'Île de Gorée, che è un'isola che era lì di fronte, era molto turistica, quindi abbiamo deciso di partire all'avventura. Gli spostamenti erano allucinanti, perché ovviamente ci muovevamo un po' con i grand taxi, che erano queste macchine enormi dove stavamo in sette, e invasioni di cavallette, tempeste di sabbia. Insomma, abbiamo deciso di spostarci in lungo e in largo dove trovavamo, insomma, interesse e soprattutto delle conoscenze che ci dicevano: ah, andate lì, andate là, eccetera eccetera. Va bene, la prima parte un po' accelerare, in realtà ci sono tantissimi aneddoti, ma la cosa interessante è stato quando abbiamo deciso di andare in Casamance. Se voi non avete ben presente come è fatto il Senegal, dovete sapere che il Senegal è tagliato a metà dal Gambia. Quindi per andare in Casamance bisogna attraversare un altro stato. Questo stato, il Gambia, è attraversato dal fiume Gambia, e per riuscire ad andare quindi nel sud del Senegal bisogna attraversare anche questo fiume. Ora noi
noi avevamo conosciuto un ragazzo che aveva un mezzo, aveva una macchina un po' tutta scassata ovviamente, e abbiamo deciso di proseguire con lui per andare in Casamance. La Casamance era una parte del sud del Senegal che confina con il Guinea-Bissau, dove c'erano state diversi problemi, una guerra civile per l'indipendenza eccetera eccetera, e dei turisti erano anche morti nel 2002. Però noi abbiamo deciso lo stesso di andare, perché ovviamente io ho detto vabbè, nel 2002 mica moriranno sempre insomma sti turisti, e quindi abbiamo deciso di proseguire. Premetto che in tutto questo io avevo la responsabilità del mio gruppo, perché io adoro viaggiare e tutti si fidano sempre ciecamente di quello che decido, le mete, gli spostamenti eccetera. Nessuno di noi tra l'altro aveva fatto l'antimalarica, perché avevamo provato a prendere l'aria ma l'avevamo vomitato tutti, quindi ci siamo poi fatti di un pillole di vitamina B12, che è quella che consigliano chi soggiorna parecchio in Senegal, e quindi tutti i giorni ci prendevamo le nostre compressine e ci drogavamo con le vitamine. Comunque, arriviamo al confine del Senegal con il Gambia. Il Senegal è un paese molto accogliente, di gente veramente carina, simpatica. Il Gambia no, questo almeno per me, perché sono tutti molto più armati, è un'ex colonia inglese, molto faticosa. Quindi quando siamo arrivati al confine, dal clima tutto molto, molto carino, senegalese, siamo arrivati lì e invece sono cambiate subito le regole. Innanzitutto dovevamo fare una coda lunghissima per riuscire ad attraversare il Gambia. E faceva caldissimo, c'erano più di 50 gradi, eravamo tutti a rischio collasso, camion perché è l'unica via di accesso. Insomma, fatto sta che dopo 12 ore siamo riusciti a salire su un traghetto, insomma, un po' improvvisato, e attraversare il Gambia e arrivare finalmente in Casamance. Ovviamente la Casamance è stupenda, è tropicale, appunto al confine con la Guinea-Bissau, meraviglioso. Abbiamo soggiornato lì una settimana all'incirca e poi bisognava ritornare indietro. Ora, io mi ero assolutamente rifiutata non volevo assolutamente ripassare da lì, ho detto no, in più assolutamente non passiamo più dal Gambia. Si può fare una strada alternativa passando da Tambacounda, che è dove c'è un parco nazionale, e bisognava solo fare una piccola diversione verso il Mali. Va bene. Tutti ovviamente fiducia estrema. Allora io inizio a prendere degli accordi, a chiedere: ah, ma c'è qualcuno che ci può accompagnare facendo questa deviazione dall'altra parte? Ma sì, insomma, finalmente troviamo una persona con un mezzo e decide di accompagnarci. Io ovviamente gli chiedo quante ore ci vuole per arrivare e ritornare verso Dakar, e lui un 10 ore. Anche io metto, va bene, si può fare 10 ore, voglio dire, meglio della Salerno-Reggio Calabria, quindi ho detto va bene, facciamolo. Ovviamente lì le strade non sono come sono un po' particolari, sono piene di buche. Già 5 minuti? Oddio! Allora, insomma, iniziamo il viaggio, facciamo tutto questo viaggio, e la cosa incredibile è stata che a un certo punto, dopo tutte queste ore, dopo 10 ore noi eravamo a metà del viaggio, con quest'autista che era completamente stanco, che per tutto il tempo non aveva fatto altro che molestarmi. Noi eravamo distrutti perché avevamo preso tantissime buche eccetera eccetera. Insomma, arriviamo vicino a Tambacounda, a metà quindi, e io dico va bene, allora basta, adesso noi scendiamo dal mezzo, ridacci gli zaini, noi proseguiamo con qualcun altro, perché tu sei cotto, sono 10 ore che viaggiamo. E quindi siamo scesi, abbiamo recuperato gli zaini, solo che nel momento in cui io ho preso il mio zaino, gli ho detto vabbè, mezzo viaggio, mezzo prezzo. Notare che noi eravamo in mezzo proprio a nulla, nero più totale. Io ho preso il mio zaino, cioè cercavo di prendere il mio zaino, lui l'ha trattenuto. Va bene, non riuscirò a finire il racconto. Sostanzialmente ho fatto un processo in Africa, nel senso che sono stata cerchiata da una quarantina di africani. In Africa dovete sapere che funziona un po' come l'agorà, nel senso che si elegge una persona che si reputa la persona più corretta che faccia da avvocato. Io ho scelto quello più grosso, il nero proprio più grosso in assoluto, e lui è diventato il mio avvocato.
Dopodiché l'altra persona, l'autista, ha scelto il suo avvocato e siamo andati in uno spiazzo, lo spiazzale, e lì è arrivato l'intellettuale del paese che aveva degli occhiali, l'unico con gli occhiali, una bellissima tunica azzurra, e mi ha spiegato come funzionava la legge in Senegal, cioè proprio così, la loi en Senegal, non so, e mi diceva che bisogna prendere, ci sono due regole, cioè il mezzo non deve essere sicuro oppure l'autista non deve essere sicuro per poter chiaramente non portare a termine il contratto. Fatto sta che io sapevo che la revisione delle auto in Senegal, e poi se volete in privato vi spiego perché, deve essere fatta ad aprile, ogni anno ad aprile. Ovviamente quando loro mi hanno chiesto il mezzo non è sicuro, io ho detto che non era sicuro perché il mezzo non aveva fatto la revisione. Va bene, sostanzialmente ci sono stati altri motivi, ma alla fine ho vinto la causa e ci hanno accompagnato poi gratis fino a Dakar. Allora, io sì, ho un libro, l'ho scelto molto accuratamente, però me lo sono dimenticato a Milano. No, adesso scusa, è improbabile la storia in Lizza. No, ce l'ho, però con la giusta antipatia milanese, no? Finché non vedo, non pago. Prendo i libri degli altri, poi lo trovo anche. Comunque se ti sei giocato. Achille Campanile, Emanuele in conversazione. Vabbè, allora va bene, sei promosso. Paolo Triulzi. Il libro andatelo a cercare in libreria o sotto la mia panca. Allora, quell'estate lì ero in Salento con Diana, la mia ragazza, la nostra amica Barbara e il Benedetto. Per Ferragosto ci eravamo trovati in questa sagra, questa festa che durava tutta la notte, di San Rocco. Prima veniamo da un'altra sagra dove avevamo cenato, dalla quale dico solo che ti davano gratis il vino. Le ragazze si addormentano in macchina, arriviamo al paese, pieno, automobili parcheggiate fino alla campagna, ci fermiamo dietro l'ultima. Le ragazze non danno segno di vita intelligente, allora io e Benedetto, così in amicizia, decidiamo di farci un giro di un'oretta nel paese e torniamo a prenderle, glielo diciamo anche loro, non so se reagiscono, però. Allora ci giriamo, allora voi pensate paese, lì su una mezza altura, strada che fa una curva, io e Benedetto prendiamo in mezzo, per i campi, camminata al buio dentro i fossi, come per magia spuntiamo poi dentro il paese, calca, esseri umani, bancarelle, lucine, vino a un euro, ci troviamo nella piazza, tamburelli che ti pulsano nella testa come un cuore, tutti che ballano, no? Anche il Benedetto, balliamo, pizziche, suonatori. A un certo punto ci cedono le ginocchia, io realizzo che forse insomma un'oretta è già andata, più che abbondantemente, lo faccio presente al Benedetto che è d'accordo con me nel tornare indietro, facciamo la strada un po' al contrario, solo che sapete coi campi. Comunque troviamo una fila di automobili che va lunga, parcheggiate fino fuori dal paese, noi la seguiamo, camminiamo, una mezz'oretta buona, arriviamo in fondo, è campagna, i tamburelli non si sentono più. È buio e l'automobile non è saltata fuori. Allora io vi ho detto una rapida consultazione, giriamo sui tacchi e torniamo in paese. Una mezz'oretta, la festa lì ancora in furia, noi non ci lasciamo distrarre, facciamo un giro un po' disperati, ma poi troviamo un'altra colonna di automobili parcheggiate che vanno dritte fino in fondo alla campagna, sarà la nostra, la seguiamo. Camminiamo una mezz'oretta buona, parlando fra di noi sempre meno. Arriviamo in fondo, c'è la campagna, i tamburelli non si sentono più, è buio e l'automobile non è saltata fuori. A questo punto io ho il crollo psicologico, non mi ricordo più molto bene quello che è successo dopo, del viaggio di ritorno che comunque c'è stato, ricordo che di tutto il mio corpo percepivo molto chiaramente solo i piedi, caldi, pulsanti, poi flash. Benedetto con le scarpe a tracolla, io con i sandali in mano, in paesi, Benedetto a terra, che cerchiamo di rimetterci le scarpe, non riusciamo a rialzarci, poi siamo state 4:30 del mattino, tutta questa gente, ubriachi, che tornano alle loro automobili, felici, e io che li guardo come
delle Polaroid, mi schierano davanti e vorrei aggrapparmi a loro, abbracciarli, farmi trasportare da questa corrente, chiedergli, non so, informazione. Però cos'è che gli posso chiedere esattamente? Scusi, non è che per caso lei sa dove ho parcheggiato io? E allora nulla, no? Ci si alza, si cammina ancora e viene chiaro, i mortaretti della processione di San Rocco. Allora io inizio pure a pregare San Rocco, perché l'unica opzione rimasta nella mia mente è trova la caserma dei carabinieri e, non so, un desiderio così di costituirmi, no? Di arrendermi, di autodenunciarmi. San Rocco, commosso dall'entrata in scena nella mia mente dei carabinieri, fa la grazia. Esce un vecchietto, un anziano, e dalla sua porta di casa con degli attrezzi inizia a caricare la sua automobile, 6:20 del mattino. Io e Benedetto abbiamo la visione mistica. Nonno, nonno, lo chiamiamo pure nonno, gli corriamo incontro. Tutta la notte che mi autrimo la macchina, dacci la mano. Il nonno ci soppesa, ci dice, ma da dove venite voi altri? Da Milano, nonno. Dai, salite in macchina che ci facciamo un giro, ci porta a fare il giro dei parcheggi. Che sono vuoti, ovviamente, i parcheggiatori ci guardano, ci guardano in faccia. Allora, nonno, ma abbiamo parcheggiato in campagna, fra un ulivo, un muretto a secco, mi ricordo benissimo. Nonno, gira l'automobile, andiamo in campagna, dove ci sono, a perdita d'occhio, distese di ulivi e muretti a secco. Allora, io ho un secondo crollo psicologico. Mi guardo i piedi nei sandali, vedo che mi hanno fatto sangue, cioè mi piegherei per leccarmelo via questo sangue, poi invece un moto di coraggio, rialzo la testa, abbiamo fatto un dosso ed eccola là, nel nulla, la nostra automobile. C'è Diana, non si vede, Diana mi ricorda la mia fidanzata. C'è solo Barbara, in bikini, sdraiata sul tettuccio, prende il sole. Ehi, ma dove eravate? Barbara così, sempre allega. Benedetto si mette a contarle per filo, per segno, nottata. Io mi infilo in automobile, mi sdraio, chiudo gli occhi e ricomincio a pregare San Rocco di farmi morire prima che ricompaia all'orizzonte la mia fidanzata. Grazie. Strombazza si ferma. Ci sarebbe una storia, ma non la posso, è troppo lunga, non la posso dire. Ma perché noi vogliamo vedere che cosa ha votato la nostra giuria per Paolo Triuzzi. Alzate le palette, perché noi sappiamo che voi siete prontissimi. Un 7,9 voto a voto a vendere, attendere, un 8. Aspetta, c'è un problema tecnico. Un 7,9, un 8,1. Abbiamo un notaio scarso, ma non un notaio scarso, abbiamo chiesto un notaio professionista. D'altra parte non lo paghiamo, quindi grazie. A me? Daniela? Cos'è? Ok. Allora, io vi racconto una storia di fatica di famiglia, un ricordo. Un ricordo del nonno. Il nonno esordiva sempre con la stessa frase, ogni volta che raccontava una storia. Anzi, ogni volta che raccontava la storia, perché lui raccontava sempre la stessa storia. E mi diceva sempre così: ai miei tempi, mia cara Daniela, sì che si faceva fatica, mica come adesso. E poi iniziava a raccontare. E quando raccontava il nonno, era sempre alla fine di un pasto, a Natale, a Pasqua, la domenica, pranzo di famiglia. E il nonno era un ometto piccolino, tutto pelle e ossa, e teneva sempre in mano il bicchiere, ormai mezzo vuoto. E lo stringeva con la sua mano ossuta e dall'altra parte aveva sempre la sigaretta. Io ricordo, il nonno aveva sempre la sigaretta. E poi iniziava a raccontare e raccontava di quando lui era giovane e di quando faceva l'alpino. E mi raccontava delle marce degli alpini e della fatica che facevano quando camminavano in mezzo alla neve, quando gli si congelavano le dita e le dita delle mani e dei piedi. E io ero piccola, a me di queste storie non me ne fregava tanto, devo dire la verità. E soprattutto era difficile per me capire che cosa volesse dire la fatica. Io mi immaginavo, per me la fatica era quella che facevo io quando andavo in montagna con mio papà
e lui mi faceva mettere quegli scarponi terribili, durissimi, freddi, e poi mi caricava gli sci in spalle e mi diceva: ok, vai, là c'è la seggiovia, cammina, ci si vede su. Io ero piccola, lui mi portava le racchette, ma mi ricordo che era terribile. E quando il nonno mi parlava della fatica dei suoi alpini, io mi immaginavo che potesse essere qualcosa di simile a quello che provavo io quando andavo in montagna, solo che era qualcosa di più lungo, come se la seggiovia fosse lontanissima. E questa cosa la trovavo incredibile, cioè mi sembrava impossibile che loro potessero fare così fatica. E poi il nonno parlava sempre del suo capitano. Era qualcuno che lui odiava profondamente. Era incredibile. Ogni volta mi raccontava di tutto quello che diceva il suo capitano, e lui avrebbe fatto esattamente il contrario. Credo che questo odio per il suo capitano derivasse da una sorta di invidia. Forse voleva essere lui il capitano, non lo so. E poi il nonno raccontava, e tutti i suoi racconti erano ricchi di cose, erano sempre più precisi. Lui raccontava come se qualcuno di noi dovesse a un certo punto prendere appunti, ci teneva che nessuno dimenticasse nulla di quello che lui raccontava. E purtroppo la cosa che mi rende triste oggi è che io non ricordo più quasi nulla di quello che lui raccontava. Ottime scelte a Storia in Lizza. Cosa ci hai portato? Ci hai portato... Oh mio Dio, sei una cosa seria. La bestia del cuore, comincini. Bella storia. Molto seria. Parlo della fatica di tutti i giorni. Parlo della fatica che fanno molti di noi nella vita quotidiana. E parlo della mia. Io per esempio faccio l'insegnante, si vede che sono una profia. Da cosa? Va bene, pazienza. Pensavo di essere un'incognita, ma comunque racconto questa storia. Allora, vuoi sapere che cos'è la fine, gli ultimi giorni, l'ultima settimana di scuola, alla fine dell'anno? Qual è la parola d'ordine per gli studenti? Lo sapete qual è? Recupero. E lo sapete per un insegnante, per una profia, che cosa vuol dire l'ultima settimana di scuola? Vuol dire essere inseguita anche nei cessi, dagli studenti, da tutte le parti, perché devo recuperare, mi faccio recuperare. Un altro voto, ancora una volta, ancora. Mancuso, hai già 19 voti. L'italiano, più di così, non ti posso sentire. Abbi pazienza. Ma però, come posso fare? Io non posso, mia madre mi toglie la moto. E poi quest'estate, e poi non voglio pensare, se mi resta il debito, cosa devo fare? Questo è stile Mancuso, non tutti sono così, qualcuno è dignitoso, qualcuno recupera anche, lo voglio dire. Però è un momento terribile, un momento in cui tutti gli studenti sono disposti a portarti la borsa, pesantissima con i libri, è il momento in cui tu puoi anche chiedere, volendo, di farti lavare la macchina, per esempio, perché sarebbe il momento giusto. Peccato che abbiamo una nostra dignità. E comunque Mancuso, storia, allora vediamo storia, i voti sono solo 13, possiamo recuperare, proviamo. Seconda guerra mondiale, quando comincia la seconda guerra mondiale? La seconda guerra mondiale nel 900, molto bene, certo, che un po' più preciso, prima metà del 900, perfetto, ma l'anno, però mi chiede le date, adesso stiamo esagerando, va bene Pagliaro, devi essere interrogato pure tu, dimmelo tu, forza, dai, dimmi tu. Però io devo essere interrogato di italiano oggi, non di storia. Non me lo può chiedere, eh? E questa non è fatica? Cioè io esco di lì, che comincia altro che Negroni? Voglio dire, siamo appena alle 9 del mattino, non parliamo poi dopo quando vado in terza B, recupero di italiano, no, penso che la Divina Commedia, lo sappiamo tutti, chi l'ha scritta? Ah, ma voi siete solidari con loro, allora
Ma è un complotto? Carducci, va bene. Ragazzi, va bene, va bene. Allora è proprio una congiunta. Non c'è niente da fare. Fatica. Vado a casa. Vado a casa, arriva mia figlia, 15 anni, Sara. Non la qui presente, che è un'altra storia. Un'altra. Ciao Sara. Molto loquace. Sara, com'è andata a scuola? Solito. Cosa hai fatto oggi? Solito. Ma ci sono avvisi sul diario? No. Ma ti hanno interrogata? Sì, l'italiano voleva tutti i particolari, quella stronza, persino le date. A questo punto ho bisogno di un attimo di riflessione, un attimo di pausa, penso. Ma esiste un altro modo? Esiste un altro tipo di vita? E mi vengono in mente quei villaggi lontani, Marisa ne sa qualcosa, quei villaggi in fondo all'Africa o in fondo all'Asia. Mi viene in mente in particolare un villaggio del Rajasthan che ho visto quest'estate. Quando arrivi trovi tutte quelle capanne costruite col fango, coi muretti, i bambini ti corrono incontro festosi, le bambine hanno persino le nè sulle mani. Vedi le donne tutte drappeggiate di mille colori che vanno al pozzo, tirano sull'acqua, se la caricano sulla testa, e penso: che culo che non sono nata lì. Yo pro devastato, ce li sono amici. Colpi di scena. Abbiamo avuto durante i racconti una richiesta di altri racconti, cioè di due persone che vorrebbero raccontare una storia di fatica, e noi, siccome questa sera abbiamo sei raccontatori ufficiali, gli abbiamo detto sì. E dunque dopo Valentina e Denisi sicuramente avremo, probabilmente se non sono scappati o se, no, se non erano persone che ci prendevano per il culo, ecco, avrebbero a un certo punto trovarsi qui l'ala est di questo coso e poi ritrovarsi e raccontare la loro storia. In ogni caso, un applauso per Valentina Delisi. Quindi Valentina, che cosa ci hai portato? Un libro di Vitaliano Trevisan, i 15.000 passi. Io mi prendo il tuo libro e ti lascio raccontare Valentina Delisi. La mia è una storia di fatica quotidiana e nevrotica, perché per un certo periodo della mia vita ho sofferto della cosiddetta sindrome di Lady Macbeth, figura shakespeariana che a un certo momento della drammaturgia inizia a lavarsi compulsivamente le mani per assolvere la sua colpa. Io in realtà non avevo colpe da assolvere, almeno non consciamente, ma provavo una grandissima paura nei confronti della malattia e sentivo il bisogno spasmodico di lavarmi le mani 200 volte al giorno. Il mio era un rituale fisso, uno schema che si ripeteva sempre uguale. Intanto visualizzavo i germi che pululavano sui miei palmi, questo microcosmo, questa fauna dalla forma tumorale. E allora andavo in bagno, mano sinistra, mano destra, dita incrociate, strofinare, irrorare diamuchina, sapone liquido, poi prendevo una saponetta solida e la grattavo, perché i microbi non potevano rimanermi sotto le unghie, però poi la saponetta la buttavo via e utilizzavo tutte le volte un asciugamano diverso. E questa cosa produceva grandissime difficoltà nel mio quotidiano, una grandissima fatica. Prendete i soldi, dovevo maneggiare i soldi. Allora utilizzavo un fazzoletto di carta per prendere il resto, ma quando tornavo a casa strofinavo monete e banconote. O i bagni pubblici, ogni tanto senti l'esigenza di usare un bagno pubblico, e come fai? Allora dovevo tirare lo sciampone col piede. E anche chiudere il rubinetto dell'acqua con la carta per asciugarmi le mani e poi spingere la porta con un calcio perché non volevo toccare quella sudicia armadiglia. Oppure, nelle mie lezioni, io insegnavo in una scuola di musica, pianoforte, e sono stata beccata almeno 3 volte
a disinfettare i tasti del pianoforte con l'accendino e una volta si sono addirittura sciolti. E poi infatti sono passata anche lì al disinfettante liquido. E la cosa cresceva e degenerava e mi sono ritrovata a rientrare a casa e chiudere le mie scarpe dentro un armadio chiuso per 40 giorni perché i microbi dovevano morire. E poi lavavo i miei vestiti, ma l'acqua era contaminata e andava nel fiume e potevo uccidere milioni di persone. Allora ho iniziato a bollire l'acqua con cui pulivo i miei vestiti, ma la pentola rimaneva infetta e allora dovevo buttarla, però avrei ucciso milioni di netturbini. E allora era tutta una grande fatica, un tempo perennemente dilatato. E le scadenze erano, come dire, il fragore del rubinetto. E poi ho incontrato lui. Lui, incredibilmente affascinante. Siamo usciti a cena, e poi lui mi ha portato a casa sua. Mi ha baciata e poi ha iniziato a spogliarmi e mentre mi baciava il collo mi ha messo un dito in bocca: Cristo, lavati quelle mani! Non l'ho più visto e allora ho deciso di sottopormi a una terapia. Sono andata in ipnosi e la cosa pare abbia funzionato, perché contenta di aver risolto il mio disturbo e in una forma di sfida rispetto a quella mania ho iniziato ad andare in giro e a toccare le persone intenzionalmente con una scusa o in maniera casuale. Le toccavo e poi strofinavo le mani sui miei vestiti in un'orgia di germi. E però un giorno il preside della scuola nella quale insegnavo mi chiama in ufficio e mi dice: devo parlarle, qua è tutto un via vai di genitori che si chiedono perché continua a palpare gli allievi. E mi passa un biglietto sul quale pare ci sia scritto un numero, e mentre mi dice: forse dovrebbe contattare questo terapista, io tiro via il biglietto, gli afferro la mano e mi metto il suo dito in bocca. Allora tu hai una storia di fatica da raccontarci? Sì. Di fatica, sì. Sì, di fatica. Sì. Allora Paolo, guardate. Difatti, la storia... Ma sì, in realtà che c'entra con la fatica mi ha ricordato questa possibilità di raccontare la storia all'ultimo momento, quando ho vissuto 2 anni a Copenaghen e lì per uscire nella vita sociale sempre ti dicevano: ci si incontra in birreria per caso, è facilissimo, si parla e va tutto così, e poi dicono: ah bellissimo, dobbiamo rivederci, allora quando è che veniamo da te a cena, una cena italiana? E dicevo: ah va bene, domani ci vediamo. E loro mi dicevano: no, come domani? Prendevano fuori l'agenda che hanno sempre sabato sera alle 2 di notte nei pub e dicevano: no, il 24 giugno, che era un mese dopo, a cena. E io pensavo: ma un mese per cucinare per voi? Cioè, tutta la fatica che posso fare per cucinare per voi, e cosa vi devo preparare? E questo shock non l'ho mai superato. E quindi anche qua non mi sarei mai iscritto, credo, prima a raccontare una storia, quindi è capitato all'ultimo momento e proviamo come la cena rammendata all'ultimo momento. Già vedo. E comunque la storia riguarda un capodanno dove, quando ero giovane, 20 anni, quando si dice con gli amici: oh, mi raccomando che qua chi non tromba capodanno non tromba tutto l'anno, allora la fatica per fare quello, ci si metteva d'accordo, si usciva ed era una sera devota per quello. Io uscii tutto agghindato e tutta la sera mangia, bevi, più o meno, insomma, bevi, cerca poi di avvicinare tutte queste ragazze che... Anche lì una fatica che non entriamo nei dettagli, che sono penosi, e che comunque è stata inconcludente fino alle 6, alle 7 di mattina. Allora dice: vabbè, fedeli a questa cosa che a Capodanno bisogna, insomma, queste cose qua. E rimane sempre di chiamare la fidanzata, dice: Capodanno. E allora
cosa succede? Lei era in montagna, io ero a Torino dall'altra parte, dice: ah no, ma vengo, mi spiace, ma abbiamo passato il capodanno insieme, allora vengo fin su. Ed era una fatica, comunque io la mia 3-4 da Torino non andavo a Grezzo lei, spero non sento, non ci e senza catene parto per capodanno, e poi non prendi l'autostrada perché dici no, sono contro tutte queste autostrade, allora duro e puro fino in fondo non le uso neanche, allora tutto in statale, così obbligo di catene, non le avevo mai messe in vita mia, alle 8 di mattina già la palpebra però insomma andava giù, scendo per cambiare, il benzinaio mi vende le catene, le trovo, davvero un'ora a mettere queste catene fino a che un bambino, cioè un ragazzino di 15 anni è venuto e mi fa no ma si mettono così, meno male io le stavo anche mettendo nelle ruote di dietro, lui mi ha detto no guarda le metto nelle ruote davanti e montiamo queste catene sull'R4. Allora vado finalmente, dopo tutte le traversie, arrivo alle 9, dico finalmente, sempre la storia perché è a capodanno qua e mi trovo la casa piena di gente, si va a sciare, loro vanno a dormire tutta la notte e dico vabbè sci, mi faccio la doccia, allora prima non ero preparato, non avevo il ricambio, allora poi chiedo perlomeno la biancheria intima, era tutta, insomma, non so, io mi cambio dopo la doccia, la biancheria intima, così mi dà fastidio, non so se c'entra con la nevrosi di prima, sta di fatto che poi chiedo le, alla fine uso insomma le mutandine della mia ragazza che anche senza essere eccessivamente dotato, insomma è un effetto un po' ridicolo su un uomo queste mutandine, allora dico andiamo a sciare, sci da fondo, diciamo, cerchiamo le fuoripista con la ragazza perché sempre la storia di capodanno, no? E c'era la sua famiglia anche imbarazzante, allora cerco di prendere il primo fuoripista, però lì era già verso mezzogiorno, credo, lì la gamba cede completamente su una roccia e facendo uscire a fondo 5 punti al ginocchio, alla fine andiamo al pronto soccorso, anche lì scene venose, contrattiamo l'anestesia, anche perché era in una macelleria questo, aggresso me, e dicevano, vuoi l'anestesia? Sì che la voglio, mi fa, sono 80 euro in più, fa, no, ma allora magari senza anestesia, poi quanti punti vuole? Ma io, quanti ce ne voglio? Ma 5 sarebbe, allora 5, mi fa, no, però sono 20 euro a punto, ah, 20.000 lire, c'è ancora le lire, 20.000 lire a punto, allora dico, vabbè, 2 punti va bene, no, no, 2 no, va, guardi, 4 ancora, 3, no, vabbè, facciamo 3 allora. Mi mette questi 3 punti senza anestesia, però lì non so la fatica perché l'una, i ricettori nei ginocchi già non li avevo più, quindi senza anestesia, vabbè comunque questi 3 punti, trick e track. E poi l'imbarazzo anche perché al pronto soccorso poi mi ero tolto sti pantaloni, le mutandine di prima, insomma. E il medico mi fa, ma è qua che su lei si veste sempre così, io un po' fonchiato, imbarazzato, no, qualcosa, capodanno, va tutto l'anno. E praticamente l'assistente mi ha un po' bacinato dicendo ma a me interessa questa cosa di tutto l'anno e quindi uno dice tutta sta fatica per sta, la fica diciamo di capodanno e poi mi trovo l'assistente che da questa situazione insomma cercava anche di avvicinarmi ed è finita così. Perché voi che al pubblico siete affaticato ed è giusto perché questa è la serata della fatica, insomma è giusto. Volevo chiedere, caro maestro Gattico, tu hai qualcosa da farci a livello di fatica? Avevo preparato una cosetta sulla fatica perché io ho fatto l'alberghiero prima di fare il musicista e quindi ho preparato una cosa sulle 7 fatiche del cuoco, cioè le 7 fatiche per diventare cuoco. Prese proprio dal mio libro Professione Cuoco. Ecco, io quindi reciterò queste cose da Professione Cuoco. Andrea Gattico. Grazie. Quindi, il capocuoco. Provenienza. Da sottocapo o da salsiere. Sue attitudini e qualità. Non troppo giovane, energico, serio, dotato di una grande calma. Deve possedere una sufficiente istruzione ed è preferibile che egli parli e scriva anche la lingua francese. Lo chef di una grande casa con cucina cosiddetta classica deve aver frequentato le migliori cucine in Italia e all'estero. Perfezionamenti delle varie specialità gastronomiche che sono
Infine lo chef dovrà avere innato senso del gusto e dell'estetica, due qualità che deve sapere accoppiare con intelligenza e profitto per la clientela dell'albergo, nella quale studierà i gusti e le preferenze, soddisfacendoli nei limiti del consentito. La vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Molto fine. Questa è, mi sono dimenticato di dire che era divisa in tre blocchi, quindi una piccola, come dire, suite. Adesso stendo un attimo il bucato. Quindi, il cuoco, suddetto chef de cuisine, deve sempre avere con sé alcuni oggetti, chiamati utensileria di uso personale. Pesante, due schiumarole inox pesante, due palette inox extra pesante, un forchettone a due denti e 50 stampi per creme caramello. 50 stampi, ripeto, per creme caramello e due taglieri in moplen. 10 spazzole, spatole, non spazzole. Anche spazzole comunque. Spatole, cucchiai in legno, sgombra tavola, Gerdinox, spazzola di ferro per pulizia della griglia, due conini a rete inox, un pezzo verdura, moulin broyeur, una grattugia per rafani e noce moscata, 40 spiedini inox con anello mobile, un punzonetto in rame di 20 centimetri. Questa era la seconda parte. Bravo! Aspettate, sul finale, finale, finale. Finale, questa l'ho preparata stamattina, insomma, e si vede. Tutto ciò, tutti questi utensilerie di uso personale andranno al nostro suddetto capo cuoco, detto cuoco di cucina, dopo tutte queste fatiche, si potrà preparare così una splendida colazione di nozze, così composta. Prima della pausa, in cui poi potete andare
a bere una birra o a fare la pipì o a fumare, no, perché potete fumare qua, sappiatelo. Nessuno di voi fumava mai. Stai confondendo, sto dritto. Mi sto autoconfondendo, scusate, mi sto autoconfondendo. Questo è un momento molto importante, dovremmo capire chi va in finale, nella finale questa di questa sera. Questo è tensione, finale di questa sera. Fai il rumore di tensione. C'è della tensione, abbiamo una serie di punteggi, l'hanno deciso il nostro, la nostra giuria popolare. Hai fatto tutto lo calcolo. Io farei un grande applauso ai tre raccontatori che ci abbandonano adesso. Un grande applauso ai tre raccontatori. Stefania Rosso, Daniela Boselli, Alfonso Maria Petrosino. Quindi rimangono in gara Silvia De Blasi, Valentina Dellisi, Paolo Triulzi e Paolo Merlat. Ci vediamo fra 10 minuti. Esatti, chi va via è stronzo. Ah, sì. Io amo questa donna. Vabbè. Che bello. Sì, con immenso piacere che vi presentiamo il secondo pezzo del maestro Paquito Gattico Sempronio. Mi ero dimenticato di fare i gargarismi a casa. Bene, un grande classico della fatica. Non sento il piano. Temporeggio. Questa è una tipica tecnica molto studiata nell'applicazione sul palco. Temporeggiare finché non ti senti. Diciamo che è parasignificativo a livello di fatica, uso paroloni questa sera, scusate, parasignificativo, è un grande classico di cui non vi dirò neanche il titolo perché è talmente classico che lo capirete dalle prime note, alcuni di voi l'hanno già capito, quelli in seconda fila con l'orecchio assoluto, sanno già e potranno seguirmi col ritornello. Che disperazione, che delusione dover campar, sempre in distinta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani cara io troverò di gemme d'oro, decisa, ma ecco, cioè o andiamo tutti a tempo oppure io ho la difficoltà. Non vi volevo fare un appunto, perché l'ho studiata stamattina dopo quella del cuoco, è un grande classico, quindi ho una certa, ecco, ci metterò un'ora e mezza per finire. Riparto dal ritornello, diciamo prima. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità, un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter infin trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità di un zio lontano.
sogno non si avverasse, come farò il ritornello? Ricanterò se potessi avere mille lire al mese. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego. Io non ho pretese. Voglio lavorare per poter infin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia. Una mogliettina giovane e carina, tale quale come a te. Vi avevo vietato il battibale già la prima strofa e continuate a interrompere. Va bene, va bene. Sì, vedo, mi sono perso, mannaggia la miseria. Siamo a seguire le spartite qua. Mannaggia. Se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Instrumental time. Niente Gigi, shabadabba juju, shabadabba juju, juju, shabba juju, shabba juju, juju, shabadabba 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 juju. A vostro insindacabile giudizio. È vostro se volete partecipare. A nostro insindacabile giudizio. Ma è nostro insindacabile giudizio. Da qua in là. Sì. Basta. Spero che mi possiate riconoscere. C'è un tipo che possiamo definire tipo A, che incontra una tipa B. Si piacciono, si trovano. Bene. Dopo un po' di tempo il tipo A incontra una tipa completamente diversa da B. C, inutile dirlo, e gli piace tantissimo e comincia a vederla, cominciano a vedersi finché C non gli chiede di definire la loro situazione e quindi di chiudere B. Il tipo A è un tipo molto comune, preferisce non scegliere. Ne conoscete?
Io sempre. So, le conoscete? Strano, non... cioè è comune, ma vabbè. Poi ognuno pensi per sé, diciamo così, e quindi dice che chiude con A, con B, cominciamo, chiude con B, però in realtà continua a vedere entrambe, tutto bene, cioè tutto bene per A, diciamo, finché non subentra un altro fatto, arriva un tipo D, B si innamora follemente di D, a questo punto però B, che è una persona tutta d'un pezzo, decide comunque di lasciare A e quindi fa questa scelta e si dichiara a D. D è un tipo invece di un'altra natura, proprio un'altra persona, non gli interessa assolutamente legarsi con nessuno e quindi la povera B fa una vitaccia infernale con un tipo che è assolutamente un c'è di bosco, è impossibile da fermare, impossibile da bloccare, impossibile da tenere. E lei soffre in tutte le maniere, fino a quando cosa succede? Arriva un tipo di CDE. Arriva un tipo E, ma non interessa a nessuno. E quindi passa del tutto inosservata. Arriva una tipa F. La tipa F invece ha un fidanzato lontano. Anche questa è una tipologia che conosciamo, fidanzato lontano o fidanzata lontana, fa fine e non impegna, direi che funziona molto bene, anche questa è abbastanza, si sta diffondendo, io trovo che si stia diffondendo abbastanza come tipologia, ecco F a questo punto lì in ballo, comunque questo fidanzato lontano, quindi questo non conta, non conta più. Cosa sta succedendo? Succede che quando A realizza che B l'ha lasciato, l'ha abbandonato completamente, a questo punto qua non regge più, disperato, geloso come una biscia, una cosa assolutamente che non pensava neanche lontanamente di una sofferenza d'inferno, allora a questo punto molla definitivamente C e si getta ai piedi di B, strisciando come uno zerbino perché non può tollerare l'idea di essere abbandonato, ma B niente, e allo stesso tempo a sua volta viene a sua volta assolutamente ignorata da D, che disastro. A, B, C, D, soli, E è sempre stato solo, continua a passare, spassare, ma tutti lo ignorano. F col suo fidanzato lontano, uno schifo, però voi volete un finale, è vero che volete un finale? Un bel finale, allora volete tutti felici e contenti, almeno, almeno che ne so, che A e D tornino insieme, oppure che A scombini la situazione di F, dite voi, facciamo votazione? Non lo so, io penso questo. Mettiamoli pure insieme, allora va bene, A si rassegna e si mette con D, abbiamo ancora qualcuno da solo, qualcuno che rimane da solo e qualcuno che rimane in coppia. Ma ve lo siete chiesto chi sta meglio? Oppure facciamo un'altra domanda, che tipo siete voi? A, B, C, D, E, F, G? Tu sei H? E. E. Sono. Il signore è disponibile. Interessa qualcuno? No. Vabbè, allora facciamo così. Facciamo che noi mettiamo un paio di coppie. A, D, C, la mettiamo con F, F, una donna, ma va bene lo stesso. Non abbiamo preclusioni. Facciamo una combinazione di questo tipo e poi insieme finiranno tranquillamente, serenamente, con lo sbiadire nel tempo, progressivamente, ma non detto. Lasciamo aperto questo finale. Storie di abecedario, storie in lizza. Non mi ricordo che tempo mentre alzo il microfono, grazie. Allora, grazie. Io ho sentito tutte queste storie di gente che si piglia e si morde. Prima pensavo di aver bevuto un cocktail in più, invece adesso pensavo di aver bevuto uno di meno. Comunque, ecco, adesso
ci siamo. Dunque, sono seduto in treno, parlo al telefono, con quello sguardo un po' perso nel vuoto che si fa quando si parla al telefono, e invece la sto guardando, le passo gli occhi su tutto il corpo, e lei se ne accorge, e a me piace che se ne accorga. È estate, ha un vestitino sacchetto nero, corto, è prosperosa, due bei seni. Quando è arrivata e si è seduta, ho visto che anche due belle chiappe rotonde, sode. Passo gli occhi sulle braccia, sulle gambe, sui piedi, nei sandali, sul collo, sul viso. Ma intanto sosteniamo delle piccole occhiate, degli sguardi, agli occhi dorati. Poi finisce la telefonata, attacco il telefono e lo scompartimento si è riempito di gente. Io vorrei dirle una parola, ma così non ce la faccio. Non so altri avventurieri, però. Allora apro il libro, mi metto a leggere. Intanto la sbircio, la studio. Lei non mi sta più guardando. Ha le sopracciglia sottili, è giovane, espressione arcigna. Combinazione di elementi che mi mette una certa soggezione e già mi fa pregustare un senso di ridicolo per quando poi eventualmente decidesse di attaccare bottone. Mi domando cosa può essere, un'impiegata direi di no, troppo altera, troppo nuda, una studentessa, almeno dell'università, mi auguro, perché c'è una vocina malefica dentro di me che si chiede, ma ce l'avrai l'età per essere scopata? È evidente che ce l'ha, sì, ma la vocina insiste, ce l'avrai tu l'età per scopartela? Arriva la mia fermata, mi alzo, rassegnato, ed ecco che si alza anche lei. È Dio che lo vuole, è Dio che lo vuole, è un segno del destino. Scendiamo, siamo sulla banchina, lei cammina 2-3 passi avanti a me e non mi ero sbagliato su quelle chiappe, tonde, Gesù, sode. Inizio a elaborare alla velocità della luce tutti i trucchi imparati negli anni per attaccare bottone, creare una situazione, quando lei alza una di quelle sue braccine nude, leggiadre, tornite, si afferra l'elastico che le tiene i capelli, che è blu, e lo tira. I capelli le piovono giù in mezzo alla schiena nuda e tutti i miei pensieri deragliano. E io rientro in me stesso, che sono già fuori dalla stazione, cerco di slegare la bicicletta, faccio in tempo a girarmi per vederla salire su un'automobile che se la porta via, 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 via. E allora io in quel momento, caro il mio padre, fratello, fidanzato, vecchio amante bavoso che tu fossi, ti ho augurato il cagotto, il colera, la peste. Poi mi sono calmato, mi sono detto, vabbè, ma perché proprio un uomo ci doveva stare in quell'automobile? Ma perché il suo corpo gridava sesso, Dio santo? Ma no, magari c'era la madre, una zia che l'accompagnava a lezioni di danza, di tennis. Oh, magari quella ragazza lì, c'è tutti 30, la prima del suo corso. So, sono al piano. D'estate va in montagna con i vecchi zii, studia, magari è vergine, no dai, magari è solo lì che aspetta di innamorarsi, ma vuoi essere tu quel vecchio bavoso che le toglie gli occhiali rosa? E allora, signori, io faccio l'unica cosa che pare io possa fare senza dar fastidio a nessuno, senza rischiare il fallimento. Vado a casa e dedico alla ragazza una lunga e appassionata sega. Non è finita. Me la vedo col vestitino un po' tirato su, poi se lo toglie, non ha reggiseno, solo slip, sandali. Io le succhio gentilmente i capezzoli, le massaggio la sua patatina, sento attraverso gli slip un umidore, lei respira un po' più irregolarmente. Allora anch'io vado in un angolo, mi spoglio, poi torno
L'avvinghio a me, vi faccio sentire il mio duro sulla pancia. La stendo sul divano, vado su di lei, con la bocca, la bacio, poi con tutto il mio corpo, e il cazzo che tengo in mano è viola, è pulsante, e sto per venire quando... Drin, 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 il cellulare. Tutta la fantasia scompare, ottengo un orgasmo men che mediocre, spruzzo abbondante, orgasmo mediocre. Vado a vedere chi è che mi cercava, dopo essermi lavato le mani, il cello, aver constatato che anche in questo frangente si può fallire. Una chiamata senza risposta, naturalmente, era mia moglie. Srotolamento. La storia. Allora, vabbè, tema libero mi è un po' più difficile, pensavo più facile invece non avere un tema. Tema A. Tema A. Tema A, mi è un po' più difficile in realtà, pensavo di no, ma vabbè, quindi mi presento, sono Paolo, di lavoro. Non riesco mai bene a dire che anche con le storie di fatica potrebbe c'entrare, quando la gente ti chiede che lavoro fai non riuscire bene a spiegarlo. Tant'è che in realtà mi sono occupato parecchio di ricerche in fisica, però dopo la laurea sempre dicevi cosa fai, ma ho finito di studiare, però ci sono queste cose, chiama dottorato, postdottorato, parlare tanto, anche con la mamma che lo spieghi alla zia, tutte queste cose. E poi alla fine senti queste telefonate che dici, ma non ho capito, Paolo si è laureato, però deve continuare a studiare, si vede che è andato male alla laurea, insomma, tutte queste cose. E non so mai, e quindi un po' queste incomprensioni possono fare da filo conduttore. Tant'è che tornerei a Copenaghen, dove le incomprensioni erano all'ordine del giorno, ci sono stati 2 anni, che non so se la sapete, è una lingua davvero ostica, no? È piena di vocali, hanno tipo 26, mi sembra, suoni vocalici differenti, tutti che, e poi se non glieli dici perfettamente non capiscono quello che dici, bene. Tant'è che anche tra di loro non si capiscono. Io al paese l'ho visto più gente che si parla, scusa cosa hai detto, scusa cosa hai detto, e vabbè, quindi per quello poteva andare bene. Ad esempio, è tutto vero, è questo in birreria, cioè io ho detto poi in studio il danese, sto qua, birra si dice öl, a 2 lettere, O e L, anche la pronuncia mi sembra, non c'è neanche la S che mi crea dei problemi, cerco di evitarle le parole protette, fa öl, e dico, ma in birreria fa, I know, please, I know. È beer please e te la danno, però in birreria io dico vuol dire birra, un po' di fantasia, e vi giuro la stessa cosa dal panettiere, brut non lo so probabilmente dire, perché anche dal panettiere brut non lo capivano, alla fine c'era un bacchetti couplet, e questo è l'ultima, va bene, le incomprensioni, anche vai all'aeroporto sul pullman, questo è difficile come parola rispetto ad altre, quindi potevo non provarci, Flughafen, che è aeroporto, con le valigie così e chiedi al pullman, Flughafen? E allora se airport please, e alla fine ho imparato un po' l'inglese, neanche per e quindi dopo tutte queste incomprensioni lasciamo stare anche quelle con le donne che sono pericolose, però già ne parlammo prima, le storie di donne, poi parliamo sempre delle solite cose. E comunque alla fine ho detto cambio paese, cambio lavoro, basta, mi decido. E trovai un colloquio di lavoro che mi interessava molto a Madrid. E nel fare questo ho detto no, io questi danesi, neanche più la partita, voglio vedere, avevo i biglietti per la partita, ho detto vabbè vado a vendere bagarinaggio, l'italiano, davanti allo stadio, questi danesi il biglietto, c'erano però... Non so neanche più qual era la squadra danese, ma gli inglesi era il Manchester United, questi olivi inglesi tutti ubriachi, io li vedo lontani dallo stadio, dico non vado neanche allo stadio, gli chiedo il biglietto, fa quant'è? Io ho detto 200 pound, ho provato, che era un po' tantino, però ho detto poi ci provo, poi si contratti, italiano. E il tipo proprio prende la mano e boom, occhio nero, quindi proprio, ma veramente proprio occhio che insomma proprio nero, io c'avevo il mio colloquio di lavoro poco dopo, quindi presentarmi già con l'occhio non era capito. Poi intraprendo sto viaggio che è stato un po' lungo della speranza, perché dovevo passare per andare a Madrid da Porto per piacere, insomma col mio vestitino di lavoro pioveva, piove sempre a Copenaghen, Hamburgo, quelle parti, e c'avevo il mio
il vestitino, no? Quella giacca e pantaloni, tintonie, quello della comunione, quello che uno già che usa per le cose importanti. E andavo, non pioveva, c'avevo il mio tele, lo porto, cammino pullman, treno, tutte, anche un aereo, tutte queste cose qua, col vestitino, una paranoia veramente sul vestitino, perché poi di notte girano, non avevo ancora l'hotel. Perché anche a Porto poi è successa una cosa con questa Joanna, ma nei 5 minuti credo non ci stiamo, non arriviamo al colloquio di lavoro, che quindi comunque poi ho dormito fuori col vestitino, la pioggia, tutte queste cose, arrivo sfatto il giorno del lavoro, arrivo fino a Madrid per trovare questo nuovo lavoro, col mio occhio nero, non avevo dormito, tutto, ho detto vabbè la doccia, però perlomeno c'ho il vestitino della prima comunione, quelle cose dell'infanzia che ti danno sicurezza, no? Perché ce l'hai fin da piccolo, eh? E sfodero questo vestitino e c'è il attaccapanni, non so come si chiama, la cosa di plastica che, vabbè non si chiamava, era un pezzo di plastica che avevo in casa che avevo messo sopra, non era una cosa proprio tecnica. Tiro fuori e mancavano i pantaloni, quindi c'avevo pure la cosa così, mi trovo giacca, vado spezzato con l'occhio nero al colloquio di lavoro e anche per questo adesso non so ancora dire che lavoro faccio perché insomma il colloquio non è poi andato tanto bene. Settembre, storie di scossa. Signore e signori, è tutto, siamo